verso gennaio, febbraio, in effetti quello che era stato programmato poi è venuto fuori. E i ragazzi con l'Under 19 siamo arrivati, direi, a quello che era prefissato come miglior risultato. Speriamo di andare ancora più avanti, perché no? Però tanta roba, come dico io ai ragazzi. Probabilmente presto parlarne, perché qui andiamo con la finale con il Grosseto al 22 È la maggio, semifinale, la semifinale. sì, la finale verrà giocata in campo neutro il 9 aprile. Il 9 aprile. Speriamo di esserci. Quindi, senz'altro, io ve la auguro. E probabilmente presto parlarne, ma per voi questa semifinale e speriamo anche la finale, è un punto d'arrivo, un punto di partenza. Ma vabbè, questi ragazzi qui che sono sempre stati parte del settore giovanile del Bolle Arezzo, sono sempre stati bravi, hanno sempre raggiunto dei buonissimi livelli. Ora, Under 19 è il top, per quanto riguarda il settore giovanile maschile, per cui arrivare al top in regione direi che è veramente un risultato Al momento notevolissimo. l'archiviamo il campionato del 21 perché se ne parlerà dal prossimo 22 di marzo. C'è da pensare al Cortona, una gara fondamentale per conquistare punti di salvezza molto pesanti. Sì, è tutta la settimana che già da lunedì abbiamo cominciato a lavorare per questa partita. Sappiamo che dobbiamo giocare con una squadra sicuramente espertissima. Ragazzi che sono capaci di qualsiasi colpo, poi in più cittadino, praticamente più di mezza squadra. Io ho fatto gli scout, ho guardato le partite, ho visto i video e veramente lui che prende sempre in mano la squadra e gli altri, ripeto, ottimi elementi tutti, però lui fa veramente la differenza, fa veramente Ci la differenza. vuole, se si parlava di calcio, ci dovrebbe cambiare nel volley. Nel volley, non lo so, forse al soppare. No, va bene, vediamo, noi cercheremo di attutirlo, di cercare di prendergli magari invece che le solite quattro palle, cercare di prenderne 10 e poi dopo giocare la partita. Se riusciamo a prendere quelle 5-6 palle in più a lui, sicuramente possiamo vedere di giocarcela. Boh, noi siamo in un buonissimo momento, stiamo giocando bene con tutti. Speriamo di continuare a giocare bene come abbiamo fatto fino ad ora. Poi il risultato se viene bene, altrimenti abbiamo giocato bene. Siamo cresciuti, i ragazzi comunque saranno positivi.